Ecco, da questo momento siamo in onda, grazie prefetto, perché è il prefetto di contenere l'intervento in 10 minuti per dar modo ai deputati di porre eventualmente delle domande cui seguirà la replica dello stesso udito, che potrà inviare in ogni caso alla segreteria della commissione, qualora non l'avesse già fatto, un suo documento scritto. Anzi, la invito, prefetto, se non l'ha fatto, le saremmo grati, ecco, diciamo Lo così. farò subito dopo. Grazie. La documentazione senza obiezione sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocomodo. Quindi la parola al prefetto Claudio Sgaraglia, capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Prego, Eccellenza, a lei la parola. Grazie, saluto tutti, buongiorno. Le proposte di legge all'esame di questa onorevole commissione sono finalizzate ad agevolare la possibilità di voto per coloro che, per limitati e specifici motivi, si trovano lontano dalla loro residenza in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, nella logica di una più ampia partecipazione del corpo elettorale alla vita democratica del Paese. Il Ministero dell'Interno, come è noto, sono affidate le funzioni e i compiti di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi elettivi per tutte le consultazioni disciplinate dalla normativa statale. Per cui, nel rispetto di tale missione istituzionale, mi accingo a fornire alcune osservazioni sui disegni di legge. È necessario partire da alcuni dati, dalle stime dell'Istat elaborate sulla base dei dati disponibili nel 2018, si evince che circa 4,9 milioni di cittadini maggiorenni svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di studio al di fuori della provincia o della città metropolitana di residenza. Di questi circa 1.860.000, circa il 4% del corpo elettorale, impiegano dai 4 alle 12 ore per raggiungere il comune di iscrizione elettorale e ritornare nel proprio domicilio attraverso la rete stradale. Le elaborazioni Istat hanno inoltre fatto emergere che le città del Mezzogiorno, dove risiede circa il 35% degli elettori, sono quelle che esprimono la quota più consistente dei potenziali spostamenti superiori alle 4 ore di viaggio andata e ritorno. È utile richiamare anche qualche dato sulla base dei rimborsi erogati dall'amministrazione dell'interno per le agevolazioni di viaggio. Dagli elementi in possesso del Ministero dell'Interno risulta che per i turni elettorali dello scorso anno 2022, dove vi sono stati referendum abrogative, le amministrative, con relativo ballottaggio, politiche regionali in Sicilia, sono stati 280.000 circa gli elettori che hanno usufruito delle agevolazioni di viaggio a fronte di un rimborso di 8 milioni e 100 mila euro. Mentre nel 2018, dove pure vi erano state politiche regionali nel Lazio, Lombardia, Molise, Friuli, Venezia Giulia e Val d'Aosta, nonché le amministrative con relativo ballottaggio, gli elettori che avevano usufruito di queste agevolazioni erano stati circa 320.000, con una spesa sempre sugli 8 milioni di euro. Alla luce del quadro così sintetizzato, è ovvio che normative che facilitino l'esercizio del voto degli elettori fuori sede non può che sicuramente avere positivi riflessi. Passando al merito però delle proposte di legge, appare necessario premettere che il nostro ordinamento elettorale è da sempre imperniato sul principio della cosiddetta territorialità del voto, in virtù del quale in ogni comune sono presenti e vengono votate le schede del luogo. È un principio che risponde a evidenti motivi di snellimento delle operazioni e di esigenze di controllo della regolarità del procedimento, evitando la circolazione di schede elettorali da votare e già votate attraverso l'intero territorio nazionale. Rammento quali sono i casi in cui attualmente è possibile consentire il voto fuori sede. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum a carattere nazionale, è previsto che su domanda il voto dei temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, possa chiedere di votare appunto con la scheda della circoscrizione estera e quindi del luogo di domicilio. Votano nel territorio nazionale con la scheda del luogo in cui si trovano, i ricoverati in ospedale in caso di cura, coloro che sono rientrati in luoghi che sono ristretti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva, gli ufficiali, agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, ai seggi, nonché militari e naviganti in servizio fuori dalla regione di residenza. Partendo adesso, esaminando la proposta Maggi e della Vedova, si osserva che il modello di votazione ipotizzato è in linea col principio di territorialità della scheda elettorale, perché prevede l'ammissione dei fuorisedi a votare, in occasione delle politiche europee, dei referendum, con le schede del collegio in cui rientra il comune di temporaneo domicilio, ma presentano poche problematiche giuridiche e tecnico-operative. In particolare, come già evidenziato da alcuni giuristi che nei giorni scorsi hanno pure sono stati auditi da questa commissione, desta perplessità il meccanismo del ricalcolo dell'assegnazione dei seggi
alle circoscrizioni per effetto della correzione del dato di popolazione in base al numero degli elettori fuori sede che fanno istanza di ammissione al voto. Tale meccanismo appare in contrasto innanzitutto con quanto previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, i quali dispongono che l'assegnazione dei seggi tra le circoscrizioni di Camera e Senato sia effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Inoltre, questa modalità di computo sarebbe destinata a produrre effetti per l'intera legislatura e quindi anche quando i cittadini temporaneamente fuori sede sarebbero tornati nel luogo di residenza, oltre che ovviamente significherebbe spostare il numero degli eletti nei confronti soprattutto nelle regioni del nord, dove maggiormente si concentrano i cittadini lavoratori e gli studenti fuori sede. Sarebbe poi contraddittorio che, mentre per l'individuazione e la delimitazione dei collegi uninominali si faccia ricorso alla popolazione dell'ultimo censimento generale, si prevede invece che il DPR di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali di Camere del Senato e dei collegi plurinominali si basi su un dato di popolazione corretto con il numero di elettori fuori sede che chiedono di essere ammessi al voto. Al di là dei dubbi di costituzionalità, si osserva che l'emanazione dei DPR di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali e ai collegi plurinominali, posticipate di 3 giorni rispetto ai DPR di convocazione dei comizi, verrebbe di fatto subordinato ad un'attività di aggiornamento della popolazione di ciascun comune italiano operata dall'Istat sulla base delle informazioni sul numero di elettori che hanno optato per il voto fuori sede risultante dall'anagrafe della popolazione residente. Si tratta di un tempo brevissimo, 3 giorni, e in questo termine brevissimo l'Istat dovrebbe acquisire i dati da NPR sulle richieste dei voti fuori sede, aggregare questi dati a quelli già ufficializzati nel censimento generale della popolazione residente e trasmettere il risultato all'autorità di governo ai fini poi della predisposizione e dell'emanazione da parte del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dei decreti di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali. A riguardo si ritiene che questi termini quindi siano estremamente ristretti. Per quanto riguarda invece la proposta di legge Madia del voto anticipato presidiato e quello dell'onorevole Zanella, le due proposte prevedono per coloro che si trovano fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche un'ipotesi di ammissione al voto in una data antecedente a quella prevista in via generale sull'intero territorio nazionale presso una sezione elettorale presidiata con la scheda del comune di iscrizione elettorale. Si osserva che la proposta difetta complessivamente di una disciplina primaria dell'istituzione sulla composizione, sul funzionamento delle sezioni presidiate. Si dice che debba procedere all'istituzione, alla nomina, se debba essere previsto un numero minimo di candidati, di cittadini, di elettori, un numero massimo, come vengono distribuiti. Né si indica le modalità attraverso le quali la sezione presidiata possa disporre delle possibili schede dei collegi di origine degli elettori, stampa in loco, forniture da comuni di residenza, e non viene fornito nessun criterio in ordine allo svolgimento delle operazioni di voto e custodia delle schede. Sul dove poi istituire le sezioni presidiate è opportuno precisare subito che le prefetture già impegnate nelle attività per assicurare in posizione di terzietà il regolare svolgimento dei procedimenti elettorali non possono assumere funzioni attive per il procedimento di ammissione al voto fuori sede. Va poi anche rilevato che il potenziale impatto negativo potrebbe avere sui comuni, i quali si dovrebbero gestire in aggiunta alle già complesse procedure elettorali ordinarie, un vero e proprio procedimento elettorale parallelo per i non residenti. Si ritiene poi che l'assenza di una disciplina non possa essere rimessa ad un mero regolamento di esecuzione ex articolo 17 della legge 400 dell'88. La norma primaria si limita infatti a delineare solo le linee generali, lasciando a una norma di attuazione, a un provvedimento governativo, altissimi margini di spazi di organizzativi. L'altra proposta, quella dell'onorevole Grippo, fissa il principio di riconoscimento del diritto di espressione del voto al di fuori del comune di residenza, non solo per le consultazioni politiche, europee e referendarie, ma anche per quelle regionali e comunali, senza tuttavia prevedere una specifica modalità di votazione. Anche qui il testo non disciplina alcuna possibilità di indicare quali sono le modalità di voto degli ammessi di fuori sede. Tuttavia poi l'estensione di tale diritto anche alle consultazioni comunali e regionali sembrerebbe far propendere per un'ipotesi di voto a distanza, ma sul punto, al di là delle difficoltà
abbiamo detto, organizzative già previste per i precedenti disegni di legge sul voto fuori sede, vorrei mettere in evidenza che in ordine alle elezioni regionali il legislatore statale dovrebbe valutare poi, una volta adottato un determinato modello di voto per i fuori sede, se tradurlo in un principio ex articolo 122 della Costituzione per poi per i legislatori regionali, lasciando poi la possibilità di successive integrazioni e adeguamenti, oppure se in maniera più diretta estendere per esigenze di uniformità la disciplina statale per tutte le elezioni regionali. È superfluo sottolineare che in entrambi i casi la gestione amministrativa e l'organizzazione del voto di fuori sede non potrebbe che ricadere nelle stesse regioni, che dovrebbero disciplinare poi tra loro gli adempimenti tecnico-organizzativi con specifici ed ogni accordo. Ancora più difficile appare poi l'ipotesi del voto fuori sede per le elezioni comunali, esclusa la possibilità di ammettere al voto i fuori sede in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del comune di temporaneo domicilio, perché non appartenenti al corpo elettorale chiamato alle urne. Appare complessa ogni soluzione che possa consentire di votare da remoto per le elezioni del comune di residenza. Forse la soluzione, quella più adatta e più facile da applicare, sarebbe quella dell'onorevole Pavanelli, che prevede la possibilità del consentire il voto dei fuorisede in occasione del referendum, nonché per le elezioni europee se appartenenti allo stesso collegio elettorale. Ricordo che sono 5 collegi elettorali delle elezioni europee, e quindi in questo caso sarebbe facilmente, si potrebbe ipotizzare solo in questo caso appunto la possibilità di applicare questa norma anche in via, così, anche per, in via sperimentale, per verificare quali sono le difficoltà, se ce ne sono, ai fini poi eventualmente di sviluppare altri provvedimenti normativi. Vorrei poi ricordare come il Ministero dell'Interno si stia impegnando per un'attività di verifiche e di sperimentazione sulla votazione elettronica. Vi è stata una norma, la legge di bilancio del 2020, che aveva istituito un fondo di 1 milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum. È stato adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, dal 9 luglio 2021, delle linee guida per la sperimentazione per le elezioni politiche europee e per quelle amministrative. E qui prevede una fase di simulazione senza valore legale e poi una fase di sperimentazione. Il decreto legge numero 41 del 2022, convertito in legge con la numero 84, ha poi rinviato l'avvio della sperimentazione delle elezioni politiche dell'anno 2023 in considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, peraltro, come noto, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, le politiche sono svolte nel 2022. Si è comunque provveduto ad elaborare un documento di analisi dei rischi sulle soluzioni di voto digitale, che proprio qualche giorno fa è stato approvato e ha avuto quindi un avviso favorevole da parte dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, dal quale è stata ipotizzata una sperimentazione per il voto degli italiani residenti all'estero, che potrebbe essere eseguita anche in tempi diversi rispetto allo svolgimento di elezioni politiche. E quindi, appena acquisito questo parere, stiamo già prendendo contatti con le altre amministrazioni statali interessate, estere, transazioni digitali, per cominciare ad avviare questo progetto di sperimentazione del voto elettronico. Ecco, io ho terminato, grazie. Ringrazio il prefetto. Sì, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ghiezzi e poi l'onorevole Madia, vogliono rivolgere delle domande. Prego, onorevole Ghiezzi. Prego. Sì, ringrazio per l'intervento. Tra l'altro, se poi appunto è possibile averlo scritto, perché credo che sia, diciamo, l'intervento, l'audizione clou, nel senso che sono quelle obiezioni che tra l'altro c'erano state fatte anche nella precedente legislatura. Ci sono dei problemi oggettivi e tecnici sui quali bisogna appunto riflettere e che purtroppo non, su cui purtroppo non si riesce ad oggi a trovare, mi sembra, una soluzione. Ecco, io però volevo sapere una cosa, se ho capito bene, la sperimentazione del voto elettronico non si è potuta fare per il voto anticipato, se ho capito bene, per il voto anticipato, volevo capire se si può fare, è previsto di farla alle elezioni europee,
la sperimentazione del voto elettronico di cui si è parlato, perché se questo fosse possibile alle elezioni europee sarebbe un elemento, come dire, di riflessione che poi ci potrebbe essere dato insomma, per ipotizzare delle possibilità e delle soluzioni. Sì, No, intanto non prima. ancora, non ancora, onorevole. Abbiamo, come dicevo prima, c'è adesso una prima fase di simulazione che non ha valore legale, che dovremmo provare a fare con il Ministero degli Esteri per il voto dei residenti all'estero. Dopodiché ci sarà seguito da una fase di sperimentazione con valore legale. Quindi, insomma, no, sicuramente non ce la faremo per le elezioni europee. È un processo che è molto complesso, che stiamo quindi cercando di portare avanti, ma ovviamente ha delle difficoltà di carattere organizzativo. Quindi, insieme alla trasformazione digitale agli esteri, faremo sicuramente presto una prima simulazione, e l'idea era quella, al di fuori di una competizione elettorale, proprio così, proprio una simulazione per verificare quali sono gli effetti. E poi avvieremo una sperimentazione, ma i tempi ancora non sono così brevi. Onorevole Madia, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, mi scuso se non attivo il video, ma ho dei problemi di collegamento, penso che così mi sentiate meglio, mi confermate che mi sentite? Sì, Sì. benissimo, prego, prego, prego. Bene, grazie, grazie. Io ringrazio il prefetto, sono felice di ritrovarlo e lo ringrazio per questa esposizione Grazie a lei. così chiara. Io vorrei, diciamo, rimettere in fila alcuni passaggi anche temporali, perché stiamo discutendo di questo tema ormai da un lungo tempo. È vero, come diceva il relatore Iezzi, che sono emersi ancora, come già erano emersi anche nelle tante discussioni che abbiamo avuto nella scorsa legislatura, i diciamo cosiddetti problemi oggettivi e tecnici, che però vorrei rilevare oggi in Europa riscontriamo praticamente solo in Italia. E io la prima cosa che vorrei sottoporre al prefetto è se la democrazia italiana, che io ritengo essere una democrazia avanzata, ha qualcosa in meno rispetto alle altre democrazie come quelle francesi, spagnole, tedesche, dove il voto è fuori sede, è ormai un punto acquisito da tempo nell'ordinamento e nella legislazione. La proposta di legge che io ho depositato e alla quale non sono, come dire, legata nei singoli punti per motivi ideologici o affettivi, ma semplicemente recepisce il lavoro fatto dal governo, sottolineo bene questo, nella scorsa legislatura, alla luce di un lungo lavoro, di un tavolo tecnico fatto al Dipartimento delle Riforme col ministro D'Incà, al quale partecipava anche il Ministero degli Interni, e che dopo un lungo approfondito studio comparato di come avviene il voto per i fuorisede nei diversi paesi, era arrivato a diverse conclusioni, tra cui appunto il voto anticipato presidiato, ovviamente, ma questo lo do per acquisito, laddove il collegio di residenza e di domicilio è diverso, perché nella mia proposta, quando il collegio è lo stesso, chiamo la proposta di Pavanelli, che chiaramente è una proposta molto basica e semplice, sulla quale non c'è problema. Cioè, se il collegio è lo stesso, vedi, è referendum, non c'è bisogno del voto anticipato presidiato, questo anche nella mia proposta. Ma quando il collegio di residenza e di domicilio è diverso, questo lungo lavoro di una commissione di esperti, ripeto, alla quale ha partecipato anche sempre il Ministero degli Interni, ha elaborato un libro bianco in cui si concludeva che la modalità più sicura, più certa, più semplice da attuare nella nostra democrazia è proprio il voto anticipato presidiato. Quindi io penso che la domanda che vorrei rivolgere al prefetto, fatte tutte queste premesse, e probabilmente lasciando da parte anche il voto elettronico, su cui ci sono diverse posizioni soggettive, la sperimentazione è oggettivamente bloccata, ma abbiamo fatto anche diverse audizioni nella scorsa legislatura e capisco che quello può essere un tema scivoloso, quindi lo lascio da parte. Ma la domanda, alla luce di tutti questi chiarimenti che ho fatto, che voglio fare al prefetto, è: il voto anticipato presidiato, così come conclude il libro bianco della scorsa legislatura, lei pensa che nelle modalità organizzative debba essere
debba diciamo, ricadere nella normativa primaria o secondaria, perché penso che siamo a questo ormai livello della discussione, cioè se le modalità organizzative del voto anticipato presidiato laddove il comune di residenza, diciamo laddove il luogo di residenza e il luogo di domicilio di chi vota sono diversi, debba essere regolamentato nella normativa primaria o secondaria. Vorrei una risposta, come dire, puntuale. Il prefetto in qualche modo l'ha già detto, ma vorrei di nuovo una risposta puntuale a questo che, ripeto, è il livello a cui dopo anni di discussioni anche col Ministero dell'Interno, che non penso cambi idea a seconda del governo in essere, siamo arrivati. Grazie. Sì, allora, chiedo scusa prefetto, ha chiesto di intervenire anche l'onorevole Alfonso Colucci, così risponde ad entrambi, va bene? Prego, onorevole Colucci, a lei la domanda. Grazie presidente, intanto desidero ringraziare il prefetto per la sua illustrazione assai puntuale e precisa. Avevamo davvero bisogno di queste precisazioni. Mi sembra di capire che le conclusioni del prefetto depongano per un'immediata applicabilità della proposta Pavanelli anche in via sperimentale. È evidente che la materia referendaria è la materia delle elezioni europee per lo stesso fatto della composizione in 5 singoli collegi nazionali implica minori difficoltà. Il tema su cui io diciamo sto ragionando è nell'ipotesi in cui si voglia, in una ipotesi estensiva della disciplina anche alle elezioni politiche nazionali, pensare non già di utilizzare lo strumento del voto anticipato presidiato, bensì lo strumento del voto presso i collegi elettorali, verso le sezioni elettorali di domicilio, previa mera comunicazione, in modo che anche i tempi della campagna elettorale vengano rispettati e uniformati in tutto il territorio nazionale. Se ad avviso del prefetto questa soluzione, per cui il soggetto che si trovi a domiciliare al di fuori della circoscrizione elettorale di residenza, possa recarsi previa comunicazione in una sezione elettorale, nella sezione elettorale di domicilio, ed ivi esprimere il proprio voto, naturalmente con effetto, diciamo, sulla circoscrizione di residenza e quindi senza alcuna modificazione delle circoscrizioni elettorali, come se questa soluzione possa essere attuabile dal punto di vista gestionale e, diciamo, se comporta problemi di natura gestionale, e come possa essere assicurata la segretezza di quel voto che in ipotesi dovrebbe essere trasferito dalla sezione elettorale dove si esercita il voto alla sezione elettorale di competenza, cioè quella di residenza. Ecco, come potrebbe essere assicurata la segretezza di questo voto? E grazie. Prego, prefetto, a lei le ultime due risposte. Allora, no, per quanto riguarda l'onorevole Medea, ovviamente siamo tutti garantisti e vogliamo insomma che sia assicurata la garanzia e la vita democratica del voto, quindi non, ovviamente non può che essere questa. Per quanto riguarda il libro bianco, voglio dire che partecipò il Ministero dell'Interno, a quel tempo era allora direttore centrale dei servizi elettorali, il prefetto Arano, e quello risulta anche dei verbali della commissione, che formulò le stesse osservazioni che oggi ho fatto io, quindi ecco, non è che c'è una diversa valutazione di allora, le difficoltà tecniche sono le stesse che ho espresso oggi, quindi il mio è una valutazione di carattere tecnico, poi la valutazione politica sulle modalità ovviamente spetta alle Camere. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Madia, sì, si tratta sicuramente di modalità, di una disciplina deve essere assicurata attraverso una normativa primaria. Bisogna conciliare anche con i tempi di propaganda elettorale, con una serie di adempimenti. La legge, tutti i procedimenti elettorali sono molto, molto tecnici e molto precisi, quindi devono essere il più garantista possibile sotto questo punto di vista. Quindi occorre sicuramente una normativa primaria. Per quanto riguarda l'onorevole Colucci, ecco, io non ho capito, per quanto riguarda le politiche, la possibilità di votare nella
proprio domicilio con le schede però del collegio della residenza, è così? Le difficoltà è quella appunto, è sempre la stessa, cioè come funziona per corrispondenza e abbiamo le stesse forse difficoltà che abbiamo avuto anche per il voto dei residenti all'estero. Sarebbe una complicazione perché da una parte dovrebbero arrivare in tempo le schede elettorali dal comune di residenza al comune di domicilio, dove presso il comune che è già operato per attività ordinarie, diciamo, elettorali. Dopodiché bisognerebbe farla spedirla al comune di residenza in un termine ovviamente stretto, brevissimo sotto questo punto di vista per consentire lo scrutinio. Abbiamo tutti interesse che lo spoglio e i risultati si sappiano subito con una certa celerità. Facciamo la notte per avere un risultato il più possibile immediato, rapido. Quindi ecco, sotto un punto di vista diciamo organizzativo è complicata questa. Quindi ripeto, forse il voto elettronico lo stiamo sperimentando, ci sono dei rischi sotto questo punto di vista, quindi noi stiamo garantendo che ci sia la massima sicurezza del voto. Abbiamo rapporti ovviamente con la transizione digitale, con l'autorità della cybersicurezza e stiamo avviando questo processo, ripeto, di sperimentazione, lo faremo innanzitutto per i cittadini, per il voto dei residenti all'estero. In modo tale che se poi va bene attraverso una modalità che potrebbe essere o presso il consolato oppure attraverso appunto un proprio tablet, insomma, vediamo in quale modo sarà più sicuro, potremo intanto avviare al più presto questa modalità intanto sperimentale per poi vi faremo sapere i risultati in modo tale poi da estenderla se possibile anche alle altre elezioni. Bene, la ringrazio, prefetto. Mi pare che non vi sono altre domande, quindi concludo qui l'audizione di questa mattina. Grazie ancora al prefetto. Attendiamo allora un suo documento scritto, così come Lo richiesto anche faccio dal entro prefetto. stamattina. Grazie e buona Grazie a giornata a voi e tutti. buon lavoro e buona giornata. Grazie Grazie. anche a lei.